Buongiorno a tutti. Oggi Storia a Porte Chiuse vi porta di nuovo in viaggio nel tempo, questa volta sulle orme di Piero Giglione. Giglione è conosciuto soprattutto come scalatore e fondatore dello sci alpino, ma fu anche esploratore e giornalista. Fra il luglio 1938 e il marzo 1939 compì uno straordinario viaggio intorno al mondo, che racconta ai lettori del giornale torinese La Gazzetta del Popolo. Un'impresa davvero notevole, se pensate che viene compiuta alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e in un mondo in cui le distanze sono molto più ampie di quelle attuali. In 8 mesi, Piero Giglione visita 141 luoghi in 21 paesi diversi. Parte il 20 luglio 1938. Da Napoli raggiunge Bangkok, 10.000 km in 5 giorni, spostandosi prima in idrovolante, poi in aereo, in treno, in auto. Facendo base a Singapore, visita la Thailandia, Giava, Bali, il Borneo, Sumatra. Si sposta a Shanghai e da lì in Giappone, poi a Taiwan e in Australia e Nuova Zelanda. Raggiunge le isole Fiji, le Hawaii e infine gli Stati Uniti. Di tutti i paesi che visita, delle consuetudini, dei costumi delle diverse popolazioni che incontra, lascia più di 1500 immagini e i resoconti, raccolti nei suoi libri e negli articoli di giornale. Tutta la documentazione relativa al viaggio nel mondo e alle altre attività di Piero Giglione è conservata al museo, dove arriva nel 1962 per volontà della vedova. La ricostruzione tappa per tappa di questo viaggio è stata possibile grazie al confronto fra bibliografia, articoli di giornale, i negativi, numerati e perfettamente conservati, le fotografie e i visti sul passaporto. Si tratta di una documentazione ricchissima che documenta luoghi, incontri e popolazioni di tutto il mondo, in un arco temporale che si estende per oltre 50 anni. Una quantità di informazioni antropologiche, etnografiche, ambientali, climatiche, difficilmente reperibile in un unico luogo e che ci consente di gettare uno sguardo su un mondo che non esiste più.